La terza volta che registro questo messaggio, speriamo sia la volta buona. Buongiorno a tutti, amici di Team Fusion, sono Mauro Fontana, ho 50 anni, sono sposato, ho 3 figli e sono anche, fra le altre cose, amministratore delegato di Aster Servizi. Volevo essere qui con voi e lo sono con questo video messaggio, portate pazienza. 3 velocissime cose e vi do prima i titoli che sono Teamforce, un esperimento straordinario, è vero, meglio un no. E l'altro è questo è un mondo nuovo, con meno risorse, veloce e non perdona. Allora, io credo che questo esperimento è un esperimento straordinario, ripeto, ma bisogna uscire dal laboratorio e cominciare a fare chimica insieme e quindi cominciare a sporcarsi le mani facendo business e solo così, essendo ad esempio agli altri, attiriamo nuovi affiliati. Quindi necessariamente dobbiamo veramente lavorare. E l'altra cosa era facciamo poche cose fatte bene, perché non possiamo fare come i venditori che ti dicono sempre di sì e poi ti trovi sempre in braghe di tela. Dobbiamo avere certamente obiettivi ambiziosi ma fattibili, perché solo così potremo gratificarci e non vivere invece sempre nella frustrazione. La terza cosa riguarda il nostro modo di fare comunicazione tra di noi e verso l'esterno. Però dobbiamo semplificarci la vita. Ci sono decine di strumenti gratuiti, come sapete, Facebook, Twitter, LinkedIn, adesso c'è Google+. Non si può pensare di mettere risorse in strumenti nuovi, inventando l'acqua calda, quando in effetti c'è tutto questo a disposizione. Allora, scegliamo uno di questi strumenti, lo scegliamo come nostra piattaforma, quello che ha la maggior diffusione, quello che ha la semplicità di operatività, poi anche, no? Facciamolo diventare il nostro strumento, caricandolo di contenuti veri, freschi, interessanti, in maniera che poi siano gli altri che vengono in cerca di noi. Ed è solo uno strumento questo, poi ripeto, il primo punto era far chimica tra noi, quindi questo fondamentalmente, vedevo se c'erano ancora altre cose da dire. Io credo che noi possiamo fare la differenza, possiamo realizzare con l'ambizione di cambiare il mondo in un mondo migliore solo se noi riusciamo a dare l'esempio con il nostro business, mantenendo le promesse che abbiamo fatto e essendo i migliori anche nella comunicazione. Io vi invio un caloroso abbraccio, vi auguro un buon lavoro e fatemi avere gli atti, perché non voglio perdermi tutto quello che state dicendo e che direte nel corso di questi 2 giorni. Grazie a tutti.